Tornatene a casa. Non è per tutti questa strada. Allora, è la strada che porta all'altra vita. Maestro. Maestro! 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 Le do il buongiorno. L'ho visto in sogno, maestro.
Non si sente triste laggiù. Maestro, la strada fredda e deserta era forse il sentiero che conduce all'aldilà. A noi votati, alla cerimonia del tè, indica il cammino che frange il confine fra vivi e morti. È così, maestro. Era stato appena completato il padiglione del tè nel palazzo del signore Uraku al tempio Kenin in Kyoto. Ero stato invitato all'apertura dell'edificio insieme ad Aitoku, ricco mercante degli utensili per il tè. Mio primo incontro con Uraku. L'ho visto solo da lontano qualche volta, al castello di Hideyoshi. Lo ricordo come uomo di grande sagacia, ma che severità. Incuteva terrore, sì. Così era 37 anni fa. Avrà ancora oggi quel cipiglio? Sì, è lo stesso. Ah. Addirittura il signore Hideyoshi ne aveva rispetto e timore. D'altra parte, fratello del signore Nobunaga, eh? Sono arrivato. Honkaku, grazie dell'invito. Il benvenuto a te. Dicono che sei stato per anni discepolo del maestro del tè Rikyu. Sì.
È questa dunque l'unica famosa tazza del Teido, signore? Questo cucchiaio è certo opera di Furuta Olipe. Ha in sé qualcosa di unico. La forza di chi si oppone dandosi la morte. Se non Rikyu si uccise. Yamanoe Nosogi si uccise. Furuta Olipe si uccise. Tutti grandi maestri, è dunque necessario darsi la morte per giungere alla verità nella cerimonia del tè. Già, la notte è lunga e fredda. Andiamo di là, sì, a bere il vino degli olandesi. Da tempo ormai Rikyu si è tolto la vita. Accadde quanti anni fa? 27 anni, signore. Tanto è trascorso. Mentre io ancora qui continuo a vivere nella vergogna. Rikyu morì perché così volle Hideyoshi. Tu sai quale fu la vera ragione del suo volere? Sì. Circolano molte dicerie, tutte diffamatorie. Si dice che vendesse gli utensili per il tè imponendo prezzi troppo elevati. Doveva farlo. Perché gli ignoranti imparino a capire ed apprezzare il valore di un'opera d'arte, non c'è altro modo che parlar loro del suo prezzo. Anche tu, Daitoku, hai fatto la tua fortuna così. Questo non posso negarlo. Rikyu non ha mai sbagliato nella valutazione degli oggetti, mai. Il loro valore era evidente. Di conseguenza non lo si può accusare di illeciti guadagni. Cade quindi la diceria che lo vuole coinvolto in una truffa. Si dice che alcuni tra coloro che gli stavano attorno parlassero di istigazione. Si dice che non mancassero malelingue attorno a lui. Dei grandi cinque, Mitsunari era il più insidioso. Di cosa lo avrebbero accusato? Di essersi fatto cristiano. Di essersi opposto all'invasione della Corea. Parla, Onkakubo. Per l'arte del tè, armonia fra uomini e rispetto sono essenziali. Ne consegue che la libertà è sacra ed è naturale quindi rifiutare qualsiasi idea che spinga l'uomo all'aggressione. E c'è la storia, legata al tempio che ha il tuo stesso nome. Ah, il tempio Daitoku, sì, certo. La statua di Rikyu posta sopra la porta del tempio che guardava sprezzante i visitatori. Credi si possa attribuire a Rikyu una simile intenzione? La volontà di fare misera mostra del suo potere? Io non lo so. A lui che aveva in odio ogni atteggiamento! Chiedo scusa, signore. Lasciamo stare. Da qualche tempo sono diventato irascibile. E tu sorridi? Questo suo modo di parlare, signore, mi ha fatto pensare al monaco Toyo, lo ricorda? Un momento. Il monaco Toyo del Tempio Shinnyodo. Morì in primavera. Sono ormai 20 anni. Era l'anno 1598. Votato all'arte del tè, vedeva in un filo d'erba l'assoluto. Ma il signor Hideyoshi diede ordine che a Taigo fossero piantati 1000 alberi di ciliegio. E diede una festa per mostrarli.
Lui attese il giorno della festa e protestò uccidendosi. Raccontami ancora. Tu li incontrasti? Li incontrai. Fu a Scignodo, giusto l'anno prima che lui morisse. Le foglie in autunno erano stupende. Onkakubo! Non sei Onkakubo? Monaco Toyo! Oh. È per piangere la morte del tuo maestro che sei andato via. Sei ancora giovane per allontanarti da questo mondo. Devi invece lavorare duramente e fare dell'arte del tè la ragione della tua vita. Sì, non hai scelta, la tua via è segnata. Dedicati per intero alla tua arte e diventa tu stesso maestro del tè. Quando Rikyu mi rese visita per l'ultima volta, era accompagnato da te? Sì, ero con lui, signore. Fu quando mi diede in dono la famosa tazza nera opera di Choiro. Una tazza straordinaria, che infonde un infinito senso di pace. Ma entriamo, devi provarla. Ti offro il tè. Sì. Dalla morte del maestro Rikyu 6 anni erano trascorsi, quando morì l'abate Koke del tempio Daitoku. Con la loro scomparsa si chiuse un'epoca. Erano i due pilastri del loro tempo, un tempo in cui l'arte del tè per i samurai ancora aveva un significato. Ben presto quel significato si perse. Erano i tempi delle guerre civili. Assorti nella cerimonia del tè, dimenticavano ogni cosa prima di buttarsi nella mischia, dove incontravano la morte. Rikyu, ora che ho preso parte alla sua cerimonia, andrò a cuor sereno incontro alla morte. Lei mi fa troppo onore.
C'era nell'arte del maestro Rikyu qualcosa di ineluttabile. Era un uomo di genio, non c'era maestro che potesse raggiungere il suo livello. La sua statura morale andava oltre gli umani confini. Aveva fatto dell'arte del tè la sua vita. Ecco la ragione di tanta forza. Quell'immensa forza che gli impedì di continuare a vivere. Sebbene sia stato Hideyoshi a decretarne la morte, fu lui, lo stesso maestro Rikyu, in realtà, a strappare l'ordine al Signore. Immenso era il potere che Rikyu aveva raggiunto. Il suo tè era una battaglia senza spada. Ogni volta che Hideyoshi si recava da lui per il tè, Rikyu gli diceva di lasciare la spada all'entrata. Senza spada? Era sconfitto? Annientato. Quante volte Hideyoshi si è recato da Rikyu? Decine. Forse centinaia. Ogni volta per lui ricevere il tè era un colpo insostenibile. Spero che vi sia gradito. Per il condottiero Hideyoshi, lasciare la spada, bere il tè servito da Rikyu, ammirare la tazza, era ogni volta come una sconfitta. E la sconfitta per lui era la morte. Doveva vendicarsi. Doveva primeggiare su lui almeno una volta. Volle farlo costringendolo al suicidio. D'improvviso decide di scacciarlo da Kyoto e vuole che si rechi a Sakai. Che cos'era successo? Tu, Onkakubo, non ne sai proprio nulla? È stato e resterà un mistero. Si è fatto tardi. Fermati pure. La ringrazio molto, signore. Ma la luna è limpida. Preferisco tornare a casa, se permette. Fai come desideri.
Ogni volta che vedo queste acque, che più avanti si congiungono al fiume Iolo, ricordo il giorno che il maestro fu scacciato. La barca, spinta dalla corrente, scendeva lungo il fiume verso il luogo del suo esilio, Sakai, sua città natale. Salutavano dalla riva i signori Olive e Osukawa, si dice. Così mi fu raccontato. Certo pensavano che l'ira del signore Hideyoshi non sarebbe durata a lungo e lui sarebbe presto tornato sui suoi passi. Altrimenti non avrebbero mai osato accompagnare un uomo in odio al suo signore. Ma il maestro doveva già avere coscienza del suo destino. Sentiva certo i passi della morte avvicinarsi inesorabilmente. Io non potei accompagnarlo. Posso solo immaginare il maestro fiero. Lo stesso sguardo, severo e penetrante, che gli vidi un giorno. Fu la mattina del 4 settembre 1589, nell'abitazione del maestro, al palazzo di Hideyoshi. Oggi abbiamo ospiti. Sono persone d'alto rango. Tre abati provenienti dal tempio Daitoku. Il principale tra loro è Shinnoku. I signori Koke, Gyokuo lo accompagnano. Naturalmente sono io a servire. Sì. È una cerimonia di particolare importanza. Tutto deve essere perfetto. Sì. Posso, maestro? Koke se ne va. Sarà la cerimonia di addio per lui che prende la via dell'esilio. Ha detto esilio, maestro? Anch'io ignoro quale sia la sua colpa. Non so neppure se e quando sarà perdonato, se potrà ritornare. Quale scritto intende usare, maestro? Il quadro di Kido. Oh, ma è proprietà del signore Hideyoshi. Usarlo senza il suo permesso non può, non potrà apparire come una sfida. È appunto questo che mi spinge. Sì. La poesia nel quadro di Kido era molto adatta all'occasione. Essa dice: le foglie si staccano dai rami, gelida è l'aria d'autunno, l'uomo saggio lascia il suo tempio, che torni presto e ci riveli il suo cuore. Le parole esprimono con precisione i sentimenti di chi vede partire l'abate Koke. Ma osare tenere la cerimonia del tè per qualcuno che ha provocato il signor Hideyoshi proprio nel suo palazzo. Piangere colui che è stato condannato all'esilio. Quale anfitrione? Quali ospiti? Quale esule, l'esule che accetta una simile cerimonia d'addio? E cosa dire poi dell'anfitrione?
che ha la sfrontatezza di appendere lo scritto di proprietà del signore. È un mascalzone, un gran mascalzone. Ero preoccupato per il quadro di Kido. Volevo riporlo al più presto. Mi recai nella stanza del tè. Li ho visti allontanarsi, maestro. Non toccarlo, lascialo ancora un po'. Sì. Sei un Kakubo? Sì. Posso portare il lume? Si è fatto già così tardi. Era stato lì. Immobile, per quasi mezza giornata. Certo, era la sua resistenza contro la prepotenza del Signore. Poi, la sua figura sulla barca. La stessa forza, così lo vedo, sopportava a fronte alta la punizione del suo Signore.
maestro. Il signore Uraku vuole conoscere la verità. Ne soffre. E anch'io ne soffro. Stasera sono triste e addolorato. Una profonda sofferenza che mi è nuova. Cos'è? Cos'è accaduto veramente? Sta a te trarre le conclusioni. Puoi credere ciò che ritieni di credere. Ma la prego. La prego, mi dica cos'è accaduto. Devo parlarti delle sofferenze che ho sopportato nel doloroso percorso della vita. Un Kakubo, tu mi chiedi di rievocare la mia agonia. Mi perdoni. Non lo chiederò più, mai più. Dimentichi. La prego, mi perdoni. La prego, mi perdoni. Fai un buon lavoro. Oh, signor Uraku. Continua. Oh no, mi chiedo cosa la porta su questa strada. Sono salito fin quassù per incontrarti. Uraku ad incontrare me? Tanta strada per venirti a dire una menzogna? Mi scusi, signore. Oh, entri, per di qua, per di qua. Ritrovare questi luoghi mi rinvigorisce il cuore. A lei il benvenuto. Grazie di essere qui. Non sono più venuto a trovarla. Mi perdoni. Alzati. Daitoku mi ha detto che qualche tempo fa da Ukano hai avuto un'opera che io cercavo. È vero, se l'opera di cui parla è lo scritto del signor Sogi. Puoi darmelo in prestito? Certo, con grande piacere. Bastava che mi inviasse una parola. Gliel'avrei fatto avere volentieri per mezzo di un messaggero, senza che lei si incomodasse. Quello scritto è troppo prezioso. Inoltre, avevo un grande desiderio di vedere dove abiti e come vivi. Come vivo? È cosa di poco conto. No, tu trascorri giorni a conversare con il maestro Rikyu, che ti è accanto oltre la morte. È una vita invidiabile la tua. Sono onorato. Posso offrirle il mio tè? Ho sempre pronta sul fuoco l'acqua che bolle col suo canto sommesso. Così si fa.
Una casa modesta, signore. No. Semplice, ma austera. Mi piace. Sono una persona alla buona. Mi scusi, signore. Ottimo. Io sono pronto e a mio agio. Ma dimmi, a proposito di questo scritto di Soghi, in poche parole, tu come lo definiresti? In breve, lo si può vedere come una guida agli utensili più famosi per l'arte del tè. Soltanto. Soltanto? Alla fine. Ecco, c'è scritto. Se fossi chiamato da Hideyoshi a Kyoto, o se fossi costretto alla morte, il presente scritto sia consegnato al mio discepolo. Se fossi chiamato da Hideyoshi a Kyoto, o se fossi costretto alla morte... Vede, è scritto. O se fossi costretto alla morte. Stupefacente. Da anni ho impressa nella mente una scena, una visione che mai potrò dimenticare. Racconta. Riguarda forse Soghi? Fu al padiglione del tè, il padiglione mio Kyan a Yamazaki. Ero a servizio del maestro Rikyu da poco più di 2 anni. Molte cose dovevo apprendere. Ancora non conoscevo bene la cerimonia del tè, né gli ospiti di quel giorno. Iniziata verso le 6 del pomeriggio, pareva non finire mai. Si era fatto buio da tempo. La parola nulla nello scritto non ci guida a nulla. Il lume. Sì. La parola morte sparisce ogni cosa. La parola morte cancella ogni cosa. Non è nulla che annienta. È la morte che annienta. Sembrava un demonio nel riflesso del lume. Questo sembrava, signore. Se è così, non c'è alcun dubbio sulla sua identità. Era Soghi. Il suo volto era quello di un demonio, anche senza il riflesso del lume. Alla parete era forse appeso uno scritto segnato con la parola morte. Chi mai appenderebbe uno scritto tanto nefasto? Soghi, certamente. Però è davvero un'osservazione geniale. Nulla non cancella nulla, mentre la morte annienta. Mm.
grande maestro del tè, Hideyoshi lo volle maestro capo al suo castello di Osaka. Qualcuno mi dice che sia stato scacciato da Hideyoshi per non aver rispettato le regole. Più tardi fuggì dal castello di Odowara dove si era rifugiato, poiché Hideyoshi lo aveva preso d'assedio. Si fece fare prigioniero come fosse di proposito e subito Hideyoshi gli ordinò di celebrare la cerimonia del tè. E così fu. Aspetta. Ti vanti d'essere allievo di Rikkyu, il primo allievo. Ma il tuo stile non è convincente. Basta. Perché questo stile grossolano? Vuoi forse umiliarmi? Al contrario, signore. Come lei ha osservato, questo non è il modo ortodosso. Tuttavia, io ti ho ordinato di servire il tè nel modo più ortodosso. Questo modo semplice è più elevato d'ogni altro, signore. Silenzio! Non per discutere. Lei è qui per servire sua signoria. Sua signoria Hideyoshi, reggente e grande ministro. Ha già raggiunto il sommo rango, eppure la sua unica mira è salire in alto. In questo modo mai comprenderai il vero spirito dell'arte del tè. Basta! Questo stile essenziale e libero è concesso solo ai grandi. Vedo, signore, che lei non è all'altezza. Recidetegli le orecchie. Bozzategli il naso. Ti ringrazio. Adesso ritorna pure. Sì. Addio, signore. Addio, abbi cura di te. Thank you.
Eccomi, sono di ritorno, maestro. Il signore Urakusai si è messo in cammino per Kyoto. Bene. La gente è curiosa, vuole sempre indagare. Così era da vivo, così è da morto. Mai mi daranno pace. Mi dispiace, perdono, maestro. Ma no, tu non hai da chiedermi perdono. Posso prepararle il tè? Oh, certo, grazie. Un po' più tardi sarò io ad offrirtelo. Qualcosa è accaduto. Sembra triste, maestro. No, triste mai. Compio il mio viaggio. Un lungo cammino. La strada è fredda e deserta. Ma io non sono triste. Maestro, nel sogno lei mi ha ordinato di andare via, tornare a casa. Io ho obbedito al suo ordine, maestro. È la giusta scelta. Guadagnarsi la vita con la cerimonia del tè non è bene. I tempi cambiano e cambia l'arte del tè. Sogi e io siamo stati gli ultimi. Abdo. Il signor Sogi è veramente morto, come tutti dicono, praticando l'harakiri. Cosa ti riguarda? Che sia vivo o morto, o come sia morto, riguarda soltanto lui. Anche se fosse morto con le orecchie e il naso recisi, sarebbe comunque morto un grande maestro del tè. Ricordo sempre quella strana notte al padiglione Myokyan. Con lei, maestro, c'era anche il signor Sogi. Giusto. E c'era anche un altro. Ah, sì? C'era qualcuno seduto lì? Sì, maestro. C'era un altro, ne sono sicuro. Credevo di aver lasciato libero quel posto. C'era qualcuno seduto lì. Che cosa importa? Che vi sia stato qualcuno o no. Ad ogni modo, c'è chi poteva occupare quel posto e chi non lo poteva occupare. Un Kakubo, lascio scegliere a te. Il 28 febbraio, l'anniversario della sua morte, come ogni anno mi recai a Kyoto, al tempio Daitoku, dove era la sua tomba. In quell'occasione incontrai ancora il signor Uraku. Ho finito di leggere l'opera segreta di Sogi che mi hai prestato. E mentre pensavo di rendertela, un ricordo mi è affiorato alla mente. Ho visto come allora i giorni dell'assedio di Odawara. Nel castello, Sogi offriva il suo tè ai guerrieri, pronti a combattere fino alla morte. Dall'altra parte, intanto, a Hakone, il maestro Rikyu offriva il suo tè agli uomini di Hideyoshi in assedio. I guerrieri da entrambe le parti gustavano il tè e morivano. Il maestro Rikyu ha visto morire tanti guerrieri di valore. Chissà quanti generali avranno partecipato a sorti alla cerimonia di Rikyu prima di andare in battaglia. Prima di finire uccisi. Dopo aver preparato tanti valorosi guerrieri ad una morte
così cruenta. Non poteva morire in serenità. Non sei d'accordo? La sua stanza del tè non era un luogo di meditazione, ma il luogo dove sceglieva la sua morte. Così fu per Olibe. Che nome porta? Vita. Mi sarebbe piaciuto assistere ad una cerimonia tanto austera. Ai nostri giorni è ormai impossibile trovare una simile cerimonia del tè. I tempi sono radicalmente cambiati. L'arte del tè deve cambiare con essi. I guerrieri cambiano, i maestri cambiano. Dopo il tempo di Rikyu, giunse il tempo di Olibe. Dimmi, quali storie conosci sulla vita di Olibe? In seguito alla morte del grande maestro Rikyu, io mi rinchiusi in completo isolamento. Non incontrai più nessuno dei suoi amici, a parte il monaco Toyo. E poi, la battaglia di Sekigahara chiuse la nostra lunga, turbolenta era. Nell'anno 1610, mi dissero che Furuta Olibe si trovava al servizio di Yasuo Tokugawa, al castello di Nijo a Kyoto, come maestro del tè. Pensai che il tempo era maturo per incontrarmi con lui e mi recai dal signore Olibe al suo palazzo. Questo accadeva 10 anni fa.
Bene arrivato. Ti trovo bene, ho piacere. Anch'io la trovo bene. Molto bene, mio signore. Cosa c'è? Sì. Apprezzavo il suo stile, signore. Mi ricorda lo stile del nostro maestro. È un grande complimento. Ebbene. Sì. Davanti a me è come se ci fosse il maestro Rikyu in persona. Ogni volta che mi sento stremato, siedo qui con lui. Nella semplicità. Povertà, riservo, è lo spirito del tè. Ecco, in queste parole è racchiusa la sua filosofia. Non bisogna dimenticare, neppure per un istante, di vivere giorno dopo giorno nello spirito del tè. Fare della sua arte la propria ragione di vita. È una dura scelta, non vi è disciplina più austera. Il maestro Rikyu non ha tradito le sue stesse parole. Deve certo averla praticata fino in fondo, finché non si è dato la morte. Non può essere altrimenti. Una persona della sua forza morale non ricorre a illeciti guadagni. Speculando sugli utensili per il tè, come poteva pensare poi di gloriarsi con una statua? Il maestro, signore, le sarà grato. Di una comprensione tanto profonda. Sì. Mi sfugge però un momento fondamentale. Che cosa ha provato in punto di morte? Che cosa pensava nei 15 giorni trascorsi a Sakai, sua città natale? Che cosa Rikyu aveva in mente al momento della morte? Questo mi sfugge completamente. Tu sai, tu che hai vissuto accanto al maestro tanto a lungo, devi avere un'idea. Io veramente non saprei. Ma Rikyu sapeva che poteva salvarsi la vita. Se avesse chiesto la grazia, Hideyoshi gliel'avrebbe concessa. A lui avrebbe perdonato qualsiasi colpa. Neppure una parola di giustificazione, niente. A nessuno ha chiesto di intervenire. Ho da mostrarti una cosa particolare. Un oggetto che neppure tu, Onkakugo, sono certo, hai mai visto. Ecco, è un cucchiaio da tè. Rikyu lo fece per me, il suo ultimo regalo. Questo cucchiaio deve racchiudere gli ultimi pensieri del nostro maestro. Porta il nome Lacrime. La teca di quel cucchiaio unico, opera del maestro, aveva funzione di portanome sull'altare. Non ero il solo a pregare ogni giorno in sua memoria davanti all'altare. Lacrime. A
Adesso, finalmente, ho capito Libe, tutto mi è chiaro. Vorrei sapere anch'io, signore. Me lo spieghi, la prego. Olive è morto per un atto di fedeltà verso il maestro Rikyu. Per fedeltà verso il maestro? Per lui vivere era aspettare il momento adatto. Per lui sopravvivere sarebbe stata l'onta della viltà. Caduto il castello di Osaka, Tokugawa scacciò i sostenitori del vecchio regime. Olive fu fatto prigioniero. Lui, che un tempo aveva servito Hideyoshi come maestro del tè. Sapeva che avrei potuto salvarlo se avesse chiesto il mio intervento, ma non lo fece. Come il maestro Rikyu non si umiliò giustificandosi davanti alla morte, così vuole affrontare la morte Olive. Lui non era altri che lui, l'ombra misteriosa che a Mio Qiang prese parte a quella strana cerimonia del tè, era senz'altro Olive. Fu Luta Olive in tutta la sua dignità. La parola nulla nello scritto non ci guida al nulla. Il lume! Sì. Con la parola morte sparisce ogni cosa. La parola morte cancella ogni cosa. Non è nulla che annienta. È la morte che annienta. Le tre persone presenti a quell'incontro si scambiarono una promessa, un tacito accordo, una promessa di morte. Lei ha detto, signore, che Furuta Olive si uccise per morire come il maestro Rikyu, per un atto di fedeltà. Ma non crede che tutti e tre siano morti per tenere fede alla promessa? La promessa? Sì, è possibile. Sogi ha praticato l'arakiri. Rikyu ha praticato l'arakiri. Olive ha praticato l'arakiri. Uccisi tutti e tre. Oggi non ci sono più maestri di tale coraggio, di tale grandezza. Io non mi ucciderò, eppure sarò ancora un grande maestro del tè. Nel dicembre dell'anno seguente, tornavo verso casa. Ero andato ad elemosinare. L'inverno era freddo e lungo. La sua casa, signore, è lassù, ancora più in alto. Grazie.
Grazie molte. Signore, lei deve essere il maestro Sotan. Un Kakubo. Un Kakubo, sì. Lei si ricorda di me. Perfettamente. Stavo appunto venendo a trovarti. Chiedevo la strada. È un onore. Dopo la morte del nonno, ti ho cercato, ma eri scomparso dalla città. Chi diceva che eri andato dalle parti di Ohara? Chi diceva che ti eri isolato sul Monte Hie? Finalmente, giorni fa, ho saputo che vivevi qui. Al tempo della scomparsa del maestro Rikyu, se ben ricordo, lei aveva 14 anni. Ah, ora è diventato grande. Venga. Un Kakubo. Perché mio nonno fu condannato? Dimmi, che cosa era successo in lui? So che durante i 6 mesi che precedettero la sua morte, celebrò spesso la cerimonia del tè, 3 volte al giorno. Saranno state in tutto 100 volte. Sì, fu quello per lui il periodo più grave, più intenso. Un maestro del tè fa della sua arte la sua vita. Così sembrava dire con tutta la persona. E il signore Hideyoshi ben 5 volte partecipò alla cerimonia. Ma un giorno ricevemmo il signore Tokugawa Yasuo, che conquistò nel 1615 il castello di Osaka. Venimmo a sapere che il signore Hideyoshi era offeso. Da quel momento, la situazione si rovesciò completamente. E il perché? Il perché lo si deve ricercare altrove. Per molti anni il signore Hideyoshi lo aveva tenuto in grande considerazione. Aveva concesso al maestro Rikyu particolari privilegi. Un simile capovolgimento non poteva avvenire senza una vera grave ragione, ragione che si spiega in una sola maniera. Una precisa spiegazione? Sì. La Corea era l'obiettivo che il signor Hideyoshi si proponeva da anni. Ristabilito l'ordine nel paese, con questa spedizione voleva aggiungere potere al suo potere. Il maestro era contrario e non lo nascondeva. Questa voce deve essere arrivata alle orecchie di Hideyoshi. E allora il condottiero poté finalmente prendersi la sua rivincita. E fu punito con l'esilio. Don Kakubo, è in casa? Ho un messaggio per lei. È in casa? È in casa? Sì, entra. È il signore Daitoku che mi manda. Mi manda a dirle se può venire. Il signor Urakusai è malato. Sembra sia grave, molto grave. Ho fuori un cavallo per lei, signore. Venga, presto.
la grandine che cade. Sì. Sì, mio signore. Il muschio si è coperto di bianco. Un cacubo. Sì. Chissà se anch'io avrò il privilegio di percorrere quel sentiero. Il sentiero che hai visto in sogno. No, forse no. Perché non pratico anch'io l'arakiri e muoio di morte onorevole alla fine? Troppo comoda così. Se solo potessi sapere cosa pensava Rikyu al momento della sua morte. Se sapessi. Mi ascolti, prego. Le dirò tutto, signore. Ah, quanto mi rendi felice. Te ne prego. Sul finire di ogni giorno incontro il mio maestro, parlo con lui. Lo vedo anche in sogno, ogni notte. E finalmente la notte scorsa ha voluto rivelarmi, con le sue stesse parole, i pensieri, le meditazioni che lo hanno accompagnato alla fine. È accaduto in sogno, vuoi dire? Ecco. Il 26 febbraio 1591 gli giunse un messaggio. Doveva lasciare Sakai e recarsi a Kyoto senza indugiare. Così il maestro si preparò alla partenza. La mattina del 28, il maestro era sul punto di celebrare per l'ultima volta la cerimonia del tè. Sua Eccellenza ci onora. Benvenuto, signore, nella mia stanza del tè. Era la lontana primavera dell'anno 1574, quando, per la prima volta, nel padiglione del tè, al castello del signor Oda, ebbi l'onore di vedere Sua Eccellenza. Da allora, ogni giorno, per oltre 15 anni, ho servito Sua Eccellenza. E so che oggi è giunto il giorno dell'addio. Forse no. Non è detto che tu debba andar via. È ormai troppo tardi, mio signore. Mi ha ordinato di morire. Rikyu, perché tanta ostinazione? Innumerevoli grazie mi ha voluto concedere Sua Eccellenza. Mi ha posto in una condizione privilegiata, di potere, immenso aiuto alla mia scuola del tè. E infine Sua Eccellenza mi ha concesso la morte. E questa è stata la grazia più di ogni altra importante. Ed è in virtù di quest'ultimo dono che mi pare di aver capito la pura essenza dell'arte del tè per la prima volta. Con la condanna all'esilio, d'un tratto, ho trovato la libertà. Libertà del corpo e dello spirito. Libertà totale. Per anni avevo parlato della semplicità essenziale del tè, ma ora capisco quanto ne ero ancora lontano. Quando giunse il giorno
che inaspettatamente vidi avvicinarsi la morte. E quando fui costretto a guardarla in faccia, in quell'istante riconobbi il profondo, vero significato della semplicità. La semplicità nell'arte del tè appare ora ai miei occhi, nuda e scheletrica come la morte. E questo per te non è ancora sufficiente? Ti ripeto, non essere ostinato, Rikyu. Negli anni del nostro sodalizio, Sua Eccellenza mi ha conosciuto come maestro del tè nella mia interezza ed è stato magnanimo con me. Ha voluto mettere da parte le mie stranezze e usare soltanto ciò che lo convinceva. Ma ora, per la prima volta, Sua Eccellenza vuole mettere insieme ogni mia qualità, pregi e difetti, per gettare tutto quanto via. In questo il nostro sodalizio ha goduto di una perfetta intesa. Anche tu, Rikyu, hai fatto l'identica cosa con me. Anche tu mi hai usato. È vero, Eccellenza. Andava bene così per entrambi. Nonostante ciò, improvvisamente, Sua Eccellenza ha sfoderato la spada. Gesto questo che esige adeguata risposta. Non mi rimane altra scelta che sfoderare la mia spada. Ci sono cose, ci sono regole, che un governatore non può esimersi dall'osservare. Così è anche per me. Ci sono regole che un maestro del tè ha l'obbligo di osservare. Invece di mostrarmi la spada sfoderata, al solo intento di intimorirmi, perché non mi ha piuttosto abbattuto ad un sol colpo? Proprio lo stesso giorno che Sua Eccellenza mi mandò a Sakai, decretando così il mio esilio, l'ho sentita dire: questa famosa purezza, questa bellezza della semplicità dell'arte del tè non ha significato. È soltanto un gioco. Rikyu, lei ha agito da sovrano. Così io devo agire da vero maestro del tè. Grazie a lei sono riuscito infine a svegliarmi da un lungo incubo. Così il maestro Rikyu, servendosi del potere politico, aveva sognato di creare, in questo mondo, uno spazio, un piccolo spazio, libero dal potere, libero dal denaro, libero dalla filosofia dell'apparire. Sogno che si rivelò impossibile da realizzare. Uno spazio simile non ad altri che a lui doveva essere riservato. Sì, esattamente, signore. Il grande maestro aveva cercato invece di includervi molti altri, reggente, generali, di includervi tutti. Che errore tremendo. Il maestro deve essersene reso conto. Quando costretto all'esilio, decise di decretare la sua morte. O piuttosto, deve essersi reso conto di un'altra cosa, da tempo dimenticata. Che intendi? Parla. Deve aver ricordato la limpidezza della piccola stanza da te a Myokyan, dove lui si rifugiava per isolarsi dal mondo. La nuova stanza del tè è stata costruita per mio ordine, Rikyu. Per quale ragione ti ostini a non lasciarmici entrare? È stata fatta per suo ordine, ma non per lei. Quella stanza, signore, è stata fatta per me, ad uso di Rikyu. È la roccaforte di Rikyu. Maestro del tè, Sua Eccellenza. Pur sprovvisto di soldati, e solo, combattevo il mondo e i suoi vizi in questo luogo. Maestro dell'arte di far versi, Zhou soleva dire: il punto più elevato della poesia è freddo e deserto, così come freddo e deserto dovrebbe essere il punto più elevato della cerimonia del tè.
Da quando sono esule a Sakai, per suo ordine, vedo accanto a me la morte. Mi si siede davanti sia da ospite che come mia padrona. È forse questa la sommità dell'arte del tè. Un luogo freddo e deserto. Ho capito, ho capito. Ad ogni modo non devi più toglierti la vita. Sta di buon animo e servimi il tè. Impossibile ormai tornare sui miei passi. Impossibile ormai rimandare la mia cerimonia. Molta gente per assistere all'ultima cerimonia di Rikyu si è già radunata nel salone. Cosa? Non pochi tra costoro hanno perso la vita in battaglia combattendola. Molti altri invece hanno perso ogni avere a causa sua. Ebbene dunque che faccia molta attenzione. Ed ora, eccellenza, le chiedo il permesso di congedarmi. Qualcuno ha da dirmi qualcosa? Sono un Kakubo, maestro. Sono venuto a salutarle. Ti ringrazio di averlo fatto. Vieni avanti. Entra pure. Sì. Già una volta ci siamo separati su quel sentiero freddo e deserto. Il sentiero è per me. Devo percorrerlo da solo. Tu non puoi e non devi entrarci. E perché, maestro? Perché quel sentiero è il sentiero di Rikyu. Ogni maestro del tè ha la propria via, nel bene e nel male. Avendo io scelto la via del tè, dei tempi tumultuosi e incerti delle guerre civili, mi sono incamminato lungo un sentiero freddo e deserto. Mi potrebbe dire
Fin dove arriva quel sentiero, maestro? È un percorso senza fine. Ma come torneranno i tempi di pace tra le genti, non avrà più ragione di essere, sarà dimenticato da tutti. È quello il sentiero che Rikyu deve percorrere. È fatto per Rikyu e deve sparire con la sua morte. Il suo sentiero, maestro. Sì, tutto mi è chiaro. Grazie. Non mi tormenta più nulla. Tutto è chiaro ora. I generali arrivano. Gli ospiti stanno procedendo nel giardino. Devo andare a raggiungerli. Sì, ecco. Gli invitati entrano nel padiglione del tè. Primo il signor Tokugawa Yasu. Poi il generale Maeda Toshie. Il signor Jo. Poi Mori Terumoto. Matsui Sado. Seiya Queen. Ozokawa Sansaise. Takayama Ukonzo. Toda Mimbo. Chaya Shirojiro. E Aria Soa. Musia Son e altri. Dopo l'abate Koke, Shinnoko, Gyokuo. Masunaga Ishahide, Akechi Hyuga. Miyoshi, Seta, Ishida. Poi il monaco Toyo. Sono qui, mio signore. Eccomi, sono qui.
Maestro. Il 13 dicembre 1621 moriva Urakusai.